sempre cercato qualcosa capace di dare un senso grande alla mia vita. Mi dicevo, ho una sola vita, voglio spenderla per qualcosa di grande. E cercavo la gioia, la pace, la verità, la libertà. Una frase del Vangelo mi ha raggiunto proprio come una folgorazione. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Amatevi come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ecco, e meditando questa frase mi sono detta, ci picchia, il Signore della creazione è venuto ad abitare in mezzo a noi per darci il segreto della pienezza della gioia. E davvero, vivendo questa parola, ho iniziato a sperimentare una gioia nuova, una gioia piena. E mi sono resa conto che questa gioia resisteva anche alle prove più terribili della vita. In particolare, in seguito a un'esperienza di malattia molto dura, molto dolorosa, ho sentito proprio che questa gioia continuava a restare nel mio cuore nonostante la terribile sofferenza. Ed è stato proprio lì che ho sentito questo desiderio, ma io voglio condividere questa scoperta con coloro che sono più disperati. Ed è nata questa idea un po' matta di andare in strada di notte a cercare quei giovani che abitano la strada, il popolo della notte. Ecco, quando ho iniziato ad andare in strada di notte non immaginavo davvero di incontrare così tanti giovani nella disperazione, soli, e con il cuore sfregiato e tante grida, tanta sofferenza, tante lacrime. Usando droghe ho cominciato a fare avanti e indietro per carcere, poi chi conosce la vita da tossicodipendente, insomma si sa che la vita da tossicodipendente è l'inferno. Ho cominciato a stordirmi con la discoteca, con i nightclub, con le droghe, con l'alcol. Sono arrivata a Nuovi Orizzonti perché ahimè nel mio passato c'è stato un passato di sessodipendenza, c'è stato un passato di potere che ha completamente rovinato e schiacciato la mia vita. Dinanzi a questo grido, dinanzi a questo popolo della notte, mi sono chiesta che cosa potessi fare io nel mio piccolo. Ogni giorno cercavo così, in punta di piedi, di entrare nelle storie di questi giovani. E tanti di loro mi chiedevano, un po' sorpresi dalla presenza di una ragazza giovane in luoghi così pericolosi, mi chiedevano, ma a te chi te lo fa fare di essere qui a rischiare la tua vita? Per noi che neanche ci conosci. E quando parlavo un po' di come questa scoperta dell'amore di Dio aveva colorato di cielo la mia vita, di come in Gesù avevo trovato la via per la pienezza della gioia, tanti mi dicevano, ma anche noi vogliamo incontrare questo Gesù di cui tu ci parli. Nessuno mai ci aveva detto che Lui è venuto a darci il segreto per la pienezza della gioia. E così è nata questa idea di aprire una comunità dove appunto fare un percorso di guarigione del cuore e di conoscenza di sé basato sul Vangelo, basato sulla parola di Dio. Avevo sperimentato che la parola di Dio vissuta ci dischiude nuovi meravigliosi orizzonti. E così abbiamo cercato questa casa dove iniziare un po' questa avventura e nel 94 è nata la prima comunità di accoglienza Nuovi Orizzonti a Roma. E devo dire che veramente la risposta di tutti i giovani accolti è stata davvero sorprendente. Vivere in comunità significa mettere a nudo quella parte di te che non vuoi vedere e che non vedresti mai. La comunità serve a questo, a farti incontrare con te stesso. Dal giorno che sono entrato in questa splendida famiglia, io attraverso il Signore, attraverso Chiara, attraverso gli strumenti e le persone che Lui mi ha messo accanto, ho riscoperto che vivere è qualcosa di fantastico. Nuovi Orizzonti per me è il senso della mia vita, è quella pienezza di gioia che sperimento ogni giorno nonostante le tante difficoltà
che si incontrano, no? La prima volta che sono arrivata a Nuovi Orizzonti ero convinta di trovarmi di fronte a persone molto malinconiche, molto meste, visto il passato da cui sapevo che venivano, quindi carcere, tossicodipendenza, eccetera. E con mia grande sorpresa invece ho trovato delle persone molto gioiose, che cantavano, suonavano e soprattutto avevano questo sguardo che mi comunicava proprio un'esperienza con una gioia forte. E questa cosa mi ha colpito profondamente perché io riconoscevo di aver bisogno anch'io di quella gioia. Incontrando Nuovi Orizzonti ho fatto questa esperienza più forte dell'incontro con Gesù risorto, e con un senso più profondo che mi chiedeva di seguirlo. Ho visto migliaia di giovani passare dalla disperazione a questa gioia di vivere che fiorisce nel momento che apriamo il cuore all'amore di Dio. E proprio loro stessi che prima percorrevano la strada di notte, imprigionati nella tristezza, nella solitudine, nella disperazione, hanno sentito il desiderio di tornare in quelle stesse strade per testimoniare questa gioia della risurrezione, per testimoniare questo passaggio dalla morte alla vita grazie all'amore di Dio. Ecco, in questi anni abbiamo così visto il fiorire e il moltiplicarsi di tanti centri, di tante iniziative, proprio per cantare al mondo questa gioia della risurrezione. Ma per quanto si sono moltiplicati i centri, abbiamo visto che non sono mai sufficienti, e così è nata un'altra idea, l'idea di Cittadella Cielo. Nelle Cittadelle Cielo appunto si vuole imparare a vivere la legge del cielo, l'amore che Gesù è venuto a insegnarci. Vogliono essere delle piccole cittadelle di accoglienza e di formazione per tutti quei giovani che vogliono impegnarsi nella prevenzione, nell'accoglienza, nel disagio. Abbiamo sperimentato in questi anni che solo l'amore può scardinare i muri dell'indifferenza che imprigionano l'anima in una solitudine mortale. Solo l'amore può sciogliere l'angoscia di cuori impietriti dalla violenza, dall'odio, dall'indifferenza. Solo l'amore può far germogliare la gioia di vivere nei deserti dell'umanità. Ed è stupendo contemplare quegli orizzonti sempre nuovi che l'amore ci dischiude, e questa meravigliosa avventura la vogliamo vivere con tutte quelle persone che sentono una profonda sete di cielo. E le comunità Nuovi Orizzonti sono nate proprio perché chiunque ha perso la speranza possa, grazie all'amore, sperimentare un po' di quella gioia del cielo già su questa terra. Abbiamo bisogno anche di te per portare questa meravigliosa rivoluzione dell'amore in tutto il mondo.